Buon pomeriggio a tutti i web spettatori di Calabria7.it. Torniamo in questa settimana con un microfono aperto, con un ciclo per la verità di trasmissioni. Avremo vari approfondimenti nella settimana che è iniziata appena da un paio di giorni e abbiamo il piacere di fare oggi, di tenere un microfono, a microfono aperto dedicato all'economia, al mondo delle attività economiche. Con noi in studio c'è l'avvocato Enrico Mazza. L'avvocato Enrico Mazza è figura notissima tanto nella città capoluogo quanto in tutto il contesto regionale per essere un grande esperto ormai da anni del mondo delle aziende. Interviene nella nostra trasmissione in qualità di presidente del CDA di MIA, un acronimo che sta per Mondo Impresa Azienda, ma anche per vari altri suoi incarichi che lo portano, come dicevamo, ad essere un grande esperto del settore. In questa puntata, grazie alla sua preziosa consulenza, ci accosteremo a termini che magari per gli addetti ai lavori, per coloro che svolgono questa attività, questa professione, sono familiari, ma ovviamente non allo stesso modo, analogamente per il grande pubblico. Parliamo di termini come modello organizzativo, come alert e come Locri, che è intesa come L' Ocri, quindi non tutta attaccata, come parola tutta attaccata, e quindi come la nostra cittadina ionica Regina. Però ovviamente è un ambito molto specifico e molto particolareggiato nel quale noi per primi ci faremo guidare per mano dall'avvocato Mazza, al cui rivolgiamo immediatamente un benvenuto a nome personale, a nome Benvenuto a voi. di Calabria 7, ovviamente. Allora, avvocato, avete svolto anche di recente un importante convegno, diciamo in partnership, in sinergia anche con l'Ordine degli Avvocati, Sì. al quale lei ovviamente appartiene per una delle sue tante specializzazioni e delle sue tante professioni. Vogliamo quindi entrare nell'ambito della nostra discussione per poi, diciamo, toccare una serie di argomenti chiave, di punti chiave. Bene, intanto grazie a voi. Lei dice bene, noi qualche giorno fa, precisamente giovedì scorso, abbiamo fatto questo seminario organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro che ha ritenuto opportuno coinvolgere non soltanto i suoi iscritti, quindi tutti gli avvocati, ma soprattutto tutte le associazioni di categoria, per affrontare e tentare di sviscerare alcuni concetti sul nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Un tema delicatissimo perché è una cosa che, malgrado la denominazione, farebbe pensare alle imprese in difficoltà, in crisi, così non è. Così non è perché io dico più attori sono coinvolti in questa riforma, facendo da subito una precisazione. Tutte le imprese hanno nuovi obblighi indipendentemente se in crisi o meno, e gli attori che prima tentavo appunto di trasmettere sono tutti coinvolti e tutti protagonisti. Mi riferisco quindi oltre al mondo delle imprese a quello delle professioni, all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia della Riscossione che insieme all'INPS vengono denominati creditori qualificati. Protagoniste saranno le Camere di Commercio perché, come ben lei diceva, quell'organismo di composizione della crisi dovranno nascere prossimamente presso tutte le Camere di Commercio d'Italia e perché no, anche le associazioni di categoria, il sistema del credito e delle banche. Tutti, ognuno nel proprio ruolo e con la propria responsabilità, secondo me, andranno a recitare un ruolo importante per questa riforma importante. Bene, avvocato, ci permettiamo di fare un po' un volo pindarico, addirittura un volo di fantasia, dicendo che il nome ci ha colpito perché è chiaro che è un acronimo, quindi unisce tre termini, però insomma si è scelto per così dire quello che viene considerato come il primo aggettivo possessivo, quindi quasi a simboleggiare l'appartenenza, il senso di appartenenza di un'azienda
al suo titolare. E per giunta voi svolgete una funzione molto delicata, perché noi nel prologo della nostra trasmissione sommariamente anche parlavamo poi di centro studi, di spin-off, quindi di un progetto che si allarga, sì, e che, diciamo, per così dire, multiforme. Allora, vogliamo entrare anche, lo dicevamo prima, un po' nell'attività che voi svolgete e perché soprattutto la svolgete alla luce delle evoluzioni normative, ma anche delle evoluzioni del mondo dell'impresa e di fare impresa. Dice bene, Mondo Impresa Azienda è una società che oramai nasce da 20 anni fa, ma che circa 2 o 3 anni fa ha sentito l'esigenza di far nascere uno spin-off dedito alla ricerca che potesse in qualche modo affrontare alcuni temi dello sviluppo delle politiche attive del lavoro e, perché no, della crisi d'impresa. Ragion per cui da Mondo Impresa Azienda nasce un'esperienza che è appunto il Digital Lab MIA, che è un ente di ricerca e di sviluppo che ha tentato negli ultimi anni di accompagnare le imprese in questo processo di digitalizzazione che, ahimè, sono state costrette a, come dire, sopportare. Quindi a questo punto abbiamo tentato con questo ente di ricerca e studi di essere un po' più da facilitatori per il mondo delle imprese e non solo, anche delle professioni, ma anche delle persone fisiche, per accompagnarli in questo percorso. Non da meno questo centro studi circa 10 mesi fa ha ritenuto opportuno fare un progetto di ricerca mirato denominato MiAlert allo studio delle novità che all'epoca erano in itinere per essere introdotte, ma che poi una parte introdotte il 16 marzo del 2019, quindi di quest'anno. Questo progetto di ricerca denominato appunto MiAlert si prefiggeva l'obiettivo di realizzare un prototipo di modello organizzativo, amministrativo e contabile previsto dal nuovo articolo 2086 nel suo secondo comma, oramai obbligatorio per tutte le imprese, come vi dicevo, proprio dal 16 marzo di quest'anno. È un progetto di ricerca anche ambizioso, perché siamo tra i primissimi in Italia a immaginare questo prototipo di modello. L'obiettivo che ci prefiggeremmo un po' con tutti i partner con cui noi collaboriamo, dalle associazioni di categoria agli enti di ricerca, le camere di commercio e quant'altro, è quello di realizzare un prototipo da mettere al servizio poi di tutte le imprese, che poi evidentemente, essendo i modelli organizzativi singole per ciascuna impresa, noi diamo, come dire, gli elementi, lo scheletro, quello che a nostro modesto avviso sono i requisiti minimi che un modello deve avere per assolvere a quanto disposto dalla norma della riforma, per poi ogni singola impresa con i propri consulenti e con le proprie società specializzate nel tema possano in qualche modo calare e cucire su misura sulla propria impresa il modello stesso. Bene, avvocato, dicevamo proprio qualche minuto fa di un rapporto sinergico, di un convegno, ma dietro il quale evidentemente c'è un'attività congiunta con l'Ordine degli Avvocati. Ovviamente in questo caso parliamo dell'Ordine degli Avvocati del Codi di Catanzaro, ma immaginiamo che la cosa si possa anche allargare. I motivi di questa azione congiunta? Allora, intanto la ringrazio per la domanda, perché questo mi consente di ringraziare l'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, il suo presidente Antonello Talerico e gli avvocati Costa e Bruno Doria, che sul tema della crisi d'impresa, come dire, sono sul pezzo, anche perché loro sono quelli che in qualche modo stanno curando per conto dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro l'OCC, l'organismo di composizione della crisi, che ricordo è quell'altra entità
che in qualche modo deve andare a provvedere per i cosiddetti soggetti non fallibili. Viceversa, l'OCRI, l'organismo di composizione della crisi presso le Camere di Commercio, invece saranno per le imprese. Dicevo, devo ringraziare l'Ordine, il suo presidente, perché è sensibile a questi temi. Io ricordo quando il presidente mi chiamò per chiedere a me e appunto all'avvocato Doria e all'avvocato Costa di costruire questo seminario e questo convegno, chiedendoci di farlo non soltanto per gli avvocati, come vi dicevo, ma anche coinvolgendo il mondo delle imprese e tutte le associazioni di categoria, tant'è che in questo seminario erano presenti, oltre agli amici di Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA, perché no, il mondo della Lega delle Cooperative e Confcooperative, CICAS, insomma tutte le associazioni di categorie. Quando personalmente io li ho contattati nelle persone dei loro presidenti e dei loro direttori, hanno tutto aderito con grande interesse, proprio perché è un tema di grande attualità. Per cui abbiamo ritenuto opportuno, come Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, di avviare questo percorso di informazione e formazione per i professionisti e per le imprese su questo tema e su questa riforma che, ripeto, per i prossimi mesi se ne parlerà veramente tanto. Perfetto, allora diciamo un intervento normativo che è destinato a se non a cambiare le cose, comunque a mettere un punto fermo. E dobbiamo anche doverosamente dire, anche a suo beneficio, ma a beneficio di tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto, che l'avvocato Doria sarebbe stato nostro gradito ospite se non fosse stato per il fatto che egli è fuori sede, sì, a Roma. Per motivi professionali, e quindi per questo non abbiamo potuto anche fare una staffetta insieme a lui per avere un contributo importante anche da parte di altri, sì, professionisti, sì, che hanno lavorato insieme a lei per arrivare. Giusto. Ovviamente anche il presidente Talerico, che è stato nostro ospite, che diciamo con noi ha uno scambio abbastanza proficuo. Detto doverosamente questo, e lei diceva in un'expertise che ci ha fatto in uno scambio di battute laconico, diciamo telegrafico, prima di registrare questa puntata, ci diceva in maniera molto puntuale che ovviamente si sta cercando non solo di apprestare diciamo una mano, un aiuto alle aziende che vivono già una situazione di sofferenza, ma diciamo l'obiettivo forse addirittura principale è evitare che si arrivi ad uno stato diciamo patologico, se possiamo usare questo termine tra virgolette, della conduzione dell'azienda medesima, e quindi fare in modo che non si cada in uno stato di sofferenza. Ha colto bene un po' la filosofia di tutta la riforma, perché quello che mi permetto di dire da qualche mese a questa parte è che il legislatore della riforma un'indicazione chiara ce la sta dando. Ci sta oramai in maniera chiara e precisa dicendo che tutte le nostre considerazioni e tutte le nostre analisi che facevamo su dati consuntivi, perché noi abbiamo in tutti questi anni lavorato con dati di bilancio, ebbene tutte queste informazioni potrebbero oggi non bastare più, anzi quello che ci viene chiesto è proprio un cambio di visione, per cui dobbiamo sempre più dare importanza ai dati prognostici, ai dati prospettici. Lui ce li chiede per almeno 6 mesi, per la norma della revisione legale oserei dire 12, per cui da 6 a 12 mesi dati previsionali, per cui quello che ci viene chiesto è quello di dare prevalenza al dato prospettico provisionale rispetto al dato del consuntivo che fino ad oggi noi abbiamo utilizzato. Noi, ripeto, lavoriamo con i bilanci che stiamo chiudendo in questi giorni e che vedono un consuntivo al 31/12/2018. Capite bene che è un dato troppo vecchio, troppo datato per i ritmi delle imprese. Ragion per cui il legislatore ci dice: manteniamo sicuramente il dato storico, perché sicuramente anch'esso è importante, ma diamo la giusta importanza anche a quello prospettico, a quello prognostico, come minimo per 6 anni, con una precisazione. Intanto questa cosa è per tutte le imprese, in crisi e non.
anzi l'obiettivo che si prefigge appunto la riforma, che io dico è un po' la filosofia, è quello di intervenire prima che sia troppo tardi, proprio per evitare lo stato di crisi o ancora peggio lo stato di insolvenza. Il legislatore ci chiede di prestare attenzione sui piani di azienda, sui programmi e sui dati prospettici con questi modelli che devono assolvere a questi compiti. E capite bene che l'organo amministrativo, l'organo di controllo o anche l'imprenditore individuale che non ha questa che io chiamo svolta culturale, per cui ecco, ci viene chiesto questo sforzo, capisco che non sarà facilissimo questa cosa qui, però ecco, questa cosa ci viene chiesta proprio per evitare di far danni a se stessi e alla collettività. Senta avvocato, forse appunto perché lei è una, ci scusiamo con i web spettatori per il bisticcio di parole, è un avvocato, professione diciamo a noi non è strana, anzi con la quale abbiamo una certa confidenza, diciamo sì. Così, ovviamente non le fa difetto la chiarezza dell'esposizione, tant'è vero che ascoltandola abbiamo proprio la percezione da uomini della strada, da persone che si occupano di qualunque cosa, così come i nostri web spettatori, però abbiamo contezza di quanto lei dice e entriamo proprio in sintonia con le informazioni che lei ci sta dando, perché ricordiamolo, è una materia estremamente tecnica e quindi è importante, perché ovviamente il nostro fine è essenzialmente divulgativo, quindi è chiaro che noi non ci rivolgiamo ad esperti del settore, lo abbiamo detto prima e lo ribadiamo, il nostro intento è quello di essere quanto più fruibili possibile, quindi la ringraziamo per la nitidezza della sua esposizione che quindi fa a tutti comprendere la materia. Però una domanda gliela dobbiamo fare necessariamente preceduta da una premessa. Insomma, fra qualche mese noi saremo in pista più o meno con questa attività da una ventina d'anni, perché era praticamente l'inizio, l'alba del terzo millennio. Allora, in questo, diciamo, più o meno lunga attività, ci siamo sempre imbattuti nel suo lavoro, nel suo attivismo, soprattutto all'interno di Confindustria, quindi una serie di seminari, di convegni, ma anche di attività pratiche. Allora, non possiamo non rivolgerle una domanda. Abbiamo fatto anche una puntata, ma settoriale, diciamo incentrata sul comparto dell'abbigliamento, che parlava di alcune nuove realtà, tipo l'e-commerce, che tanto nuovo ormai non lo è più. E allora le chiediamo questo, di fronte al di là adesso della diciamo modifica legislativa eccetera con cui fare i conti, i nuovi mezzi anche attraverso cui fare commercio, attraverso cui propagandare i propri prodotti, hanno in qualche modo acuito, ma al di là degli effetti della crisi, anche trasformato il lavoro dell'imprenditore? Sì, lei dice bene. Io dico, piaccia o non piaccia, purtroppo gli imprenditori in qualche modo in questo nuovo processo, quello che da un po' di tempo noi chiamiamo innovazione o processo e percorso verso la digitalizzazione, io dico nessuno di noi è esentato e nessuno di noi si potrà permetterle il lusso di non entrare in questo meccanismo. Facendo da subito però un'altra precisazione, perché spesso viene utilizzata il termine innovazione e tutti pensiamo soltanto ad aspetti informatici, purtroppo così non è. Di innovazione ci viene chiesto sia di processo che di prodotto, da qualsiasi e per qualsiasi settore, per qualsiasi attività, da quella che sembrerebbe esentata, ma così non è, dall'artigianato minimo e piccolo per poi arrivare ad attività più strutturate e sicuramente più organizzate. Oggi un imprenditore individuale, collettivo, non è esente da questa cosa qui, ma ritengo che per poter essere competitivo sul mercato, per potersi sostenere nel mercato, non ha alternativa. A me piace fare delle precisazioni sempre con gli imprenditori con cui ho il piacere di interloquire, che sono appunto due. La prima precisazione che mi piace fare è quello di badare alla marginalità rispetto al volume d'affari. Spesso gli imprenditori innamorati
della propria idea impresa, badano e pensano soprattutto al volume d'affari, non ponendosi e non fermandosi un attimo per capire se quel volume d'affari, se la commessa che loro stanno a prendere è una commessa che porterà marginalità. È importante, io dico sempre ai miei amici imprenditori, è molto più importante avere meno volume d'affari e più marginalità per avere migliore sostenibilità. E questo è il primo concetto che vale per tutte le attività e tutti i settori. La seconda regola che mi permetto sempre di precisare, sempre per tutte le imprese, è il rapporto che intercorre tra capitale proprio con capitale di terzo. Negli ultimi anni abbiamo vissuto una stagione in cui l'imprenditore, ma non solo l'imprenditore, anche le persone fisiche, del motivo per cui poi nasce l'OCC, hanno fatto un uso eccessivo del capitale di terzi, indebitandosi esageratamente. Anche qui noi dobbiamo prestare attenzione, perché immaginare di svolgere attività solo ed esclusivamente o con prevalenza capitale di terzi, spesso, se tutto va bene, bene, ma se qualcosa dovesse andare storto, probabilmente i problemi sono tanti e sono seri. Per cui la seconda regola che mi permetterei di segnalare a un po' al mondo delle imprese è di badare, di stare attenti in modo tale che il concetto del rapporto che intercorre tra capitale proprio e capitale di terzi trovi un certo equilibrio. Perché così facendo probabilmente creeremo quello sviluppo che occorre nella nostra terra, che diciamocela subito, è una terra difficile. Fare impresa dalle nostre, fare impresa in genere è difficilissimo, ancor di più nella nostra Calabria, ancor di più nella nostra Calabria. Ecco perché io dico, a conferma di quello che lei dice, che chi svolge attività di imprese in Calabria non può sfuggire da questa novità del digitale, dell'innovazione, non può che prestare ancor di più attenzione alla marginalità sul volume d'affari e, perché no, stare attenti al rapporto che intercorre tra il proprio capitale che ci mette dentro e il capitale che invece arriva dal sistema del credito. Esatto, e qui volevamo arrivare, perché nel momento in cui noi registriamo, ovviamente i nostri web spettatori vedranno la puntata domani, però non possiamo fare un accenno, anche se non citeremo cifre, perché sono cifre che vanno studiate, analizzate, non bisogna solo ascoltarle, è il pomeriggio che segue alla presentazione del report di Banca Italia. Da Banca d'Italia. Ovviamente si tratta dell'aggiornamento, perché il report annuale, come tutti sanno, gli addetti ai lavori quantomeno sanno, è a giugno alle porte dell'estate, quindi è un appuntamento che arriva ogni anno prima dell'estate, però ovviamente Banca Italia poi nel semestre successivo, quello che precede alla chiusura dell'anno, offre questo, chiamiamolo, aggiornamento, implementazione, sì, eccetera. E ovviamente uno dei focus, è sempre concentrato sul mercato del credito, perché lo abbiamo detto, a certe latitudini poi c'è un quid pluris rispetto alle difficoltà, anche alle farraginosità di un certo sistema. Rispetto al mercato del credito qualcosa in più è stato fatto, però mi pare che rimane uno dei punti dolenti, insomma delle noti dolenti, nota dolens del settore. Vogliamo dire qualcosa, avvocato? Come no, questa è un'occasione intanto per dire che il rapporto che intercorre tra il mondo delle imprese e il mondo del credito è un rapporto di amore e odio. Vabbè, ha fatto una crasi che ci sta. Perché così è, non v'è dubbio che il sistema del credito lavora se ci sono le imprese e viceversa. Il problema qual è? È che anche qui spesso le nostre imprese non sono attrezzate a fornire quella giusta documentazione al mondo del credito, per cui capita spesso che muniti della classica sola dichiarazione dei redditi o del bilancio, un po' come ci dicevamo prima, quando si arriva poi in banca probabilmente si scoprirà che l'istruttore o il direttore della banca è in grossa difficoltà per continuare a concedere o per continuare a rinnovare il credito stesso. Qui permettetemi di fare subito qualche precisazione, perché oramai esistono delle piattaforme informatiche che consentono alle imprese di prepararsi prima di andare in banca, perché vede,
L'imprenditore probabilmente, quando si rivolge al suo professionista di fiducia nell'allestire bilanci e dichiarazioni, in prima battuta guarda particolarmente al dato fiscale e tributario, prestando particolare attenzione a questo aspetto, trascurando forse altri aspetti che hanno a che fare con l'equilibrio finanziario e patrimoniale, che invece è un focus di grande interesse per il sistema del credito. Mi rendo conto che non è facilissimo conciliare gli interessi, però questo sforzo comunque viene fatto. L'invito quindi alle imprese è, prima di consegnare la documentazione al mondo del credito, al sistema del credito, è quello di preparare e prepararsi per non mettere in difficoltà poi l'istruttore, che vorrebbe in determinate circostanze portare avanti quella pratica di finanza, ma che poi è impossibilitato da paletti e indicatori informatici. Su questo consentitemi di dire che negli ultimi anni un grosso aiuto è arrivato dal fondo di garanzia del Mediocredito Centrale, che ha dato grande possibilità ad alcune imprese in difficoltà a poter ottenere delle linee di credito, e negli ultimi mesi, sempre di più, ne sentiremo parlare nei prossimi mesi, si parlerà della cosiddetta finanza alternativa, ovvero la possibilità di attingere a linee di credito che escono un po' fuori dai tradizionali rapporti di conto corrente, anticipazione su fatture, mutui, sia esso chirografari o ipotecari, ma sono linee di credito che in qualche modo gli istituti di credito stanno mettendo in campo, e che anche qui invito un po' le imprese a prestare particolare attenzione, perché con queste forme alternative probabilmente riuscirebbero anche ad attingere a linee di credito che altrimenti non potrebbero ottenere. Un'ultima cosa su questo aspetto, me la consenta anche sul tema delle cosiddette start-up innovative, perché le start-up innovative, oltre ad essere, come dire, di grande interesse e avere loro stessi benefici, anche i soggetti investitori nelle start-up innovative hanno una serie di agevolazioni, ed esistono dei fondi internazionali che guardano con particolare interesse il mondo delle start-up innovative, per cui anche qui un'attenzione alle start-up, ad affacciarsi nel mondo dei fondi che appunto mirano ad individuare le idee di imprese che a loro dire e a loro pensare sono un attimino, come dire, le più significative, ma su queste investono grosse risorse finanziarie. Bene, avvocato, le domande che si affastellano nella nostra testa, noi lo diciamo spesso, non c'è quasi mai nulla di scritto tranne che un paio di trasmissioni per esigenze veramente di copione, tra virgolette, però con lei ci viene veramente facile porle delle domande senza doverle nemmeno prestrutturare, diciamo così. E allora, una cosa importante è questa: è chiaro che l'oggetto del convegno è il portato di un lavoro che lei, con tutto il suo team e anche con l'ausilio di altri professionisti, sta svolgendo. Ed è ovviamente un lavoro che è in fieri, è in itine, cioè non abbiamo una conclusione, già un bilancio di questo lavoro. Ma le vorrei chiedere, malgrado si sia, diciamo, in itinere, come dicevo un attimo fa, abbiamo già qualche elemento per avere dei riscontri in termini di adesione, in termini di attenzione, di interesse, da parte ovviamente degli interlocutori a cui voi vi rivolgete? Sì, le dico subito di sì, perché il lavoro che ci siamo, come dire, programmati negli ultimi mesi, che vede un cronoprogramma ben dettagliato e precisato, ha a che fare con questo nuovo modello organizzativo, amministrativo, contabile, obbligatorio per le imprese. È un lavoro che vede da parte nostra l'individuazione della struttura, e soprattutto ci siamo posti alcuni problemi. Chi deve fare questo modello? E la risposta è stata tutte le imprese, perché se in prima battuta immaginavamo solo le società, quindi società di persone e società di capitali, così non è, perché l'articolo 3, in combinato col nuovo 2086, scopriamo che anche l'imprenditore individuale deve essere dotato, ahimè, di questo modello. Poi ci siamo posti il problema sul come, e
soprattutto sul perché fare il modello. Sul come, lì le difficoltà iniziano ad essere più importanti, perché un modello che fosse un adeguato assetto, così recita il legislatore, non era una cosa semplicissima, perché dovevamo andare a conciliare le attività che ha in mente l'imprenditore, spesso, ripeto, innamorato della propria idea, per cui ci è piaciuto moltissimo rimarcare che a fianco all'imprenditore uno o più professionisti o tecnici che in qualche modo misurassero e stimassero i suoi numeri, poteva essere di aiuto anche allo stesso imprenditore, perché l'imprenditore alcune volte, più per risolvere il problema, è portato a fare delle proiezioni che forse stimate da un tecnico esterno poi si potevano rivelare diverse. Per cui la distinzione delle funzioni e la contrapposizione delle funzioni aiutava l'imprenditore stesso a capire bene della propria azienda e dei propri numeri. Quindi abbiamo individuato delle procedure e delle regole che chiaramente lasciamo libere per ciascuna impresa, perché capisce bene che a secondo delle dimensioni delle imprese è chiaro che uno può allestire un modello molto più semplificato per andare ad uno di tipo intermedio, ad uno un attimino più strutturato per le dimensioni, le funzioni, i ruoli e le procedure che stanno all'interno di ciascuna azienda. Quindi questo sulla partita del come. Poi ci siamo posti il perché, perché vede, su questo io mi rendo conto che per l'imprenditore in prima battuta questa cosa viene considerata come l'ennesimo adempimento a cui bisogna immaginare ancora costi, perché sono tutti a carico delle imprese, e questa è una verità. Perché è inutile prenderci in giro, aggiungere ulteriori obblighi e adempimenti e procedure ad un imprenditore che è già tartassato di procedure e adempimenti non è cosa bella. Lo sforzo però che noi dovremmo tentare, non so se mai ci riusciremo, è quello di trasformare questo obbligo imposto dal legislatore come un'opportunità. Perché se l'imprenditore, insieme ai suoi tecnici di fiducia, in questa che io chiamo svolta culturale, inizia a pianificare, probabilmente creerà meno problemi alla sua impresa e a se stesso, e se non altro, io dico, si porrà una serie di problemi che in passato forse se li poneva quando era troppo tardi, e a quel punto anche i risparmi fatti e messi in azienda, perché comunque è capitale che mette dentro l'imprenditore, per non parlare poi delle sue giornate di lavoro che è di valore inestimabile, poi alla fine poteva essere troppo tardi. Per cui ecco, l'invito e l'auspicio qual è? È quello di trasformare questo che, diciamoci tutto, è un obbligo, è un adempimento, comporterà dei costi, in una opportunità, in un'opportunità per le imprese, per cambiare la visione della propria impresa e soprattutto favorire sempre di più quelle attività di pianificazione, di programmi, per andare, perché no, anche ad immaginare di aggredire nuovi mercati, cosa che solo un imprenditore che, capisco, preso dal quotidiano, nel ritmo, eccetera, eccetera, si ferma un attimo, valuta con i propri, come dire, nel proprio staff e col proprio team e con i propri tecnici di fiducia come stanno andando le cose, partendo da un consuntivo si proietta 6 a 12 mesi per immaginare che tipi di sviluppi per la propria impresa, e quindi probabilmente diventerà più semplice il suo rapporto con il sistema del credito, un po' come abbiamo detto noi, più semplice con i suoi clienti e con i suoi fornitori. E perché no, anche un rapporto che piaccia o non piaccia abbiamo con l'Agenzia delle Entrate, con l'Agenzia, certo, della Riscossione, con l'INPS, con l'INAIL, che sono tutte entità che stanno intorno a noi, che lavorano insieme a noi. Dovremmo un po' tutti capire che nell'ottica della nuova impresa, che non è
solo privatistica, perché diciamocela tutta, oggi l'impresa ha degli aspetti sociali che sono di una rilevanza importante. Ah, certo, non vedo. Pensiamo a quanti lavoratori, pensiamo all'ambiente, pensiamo a tutti questi aspetti che sempre più vedono un'impresa in un contesto sociale, non solo privatistico del lucro dell'imprenditore. Se noi guardiamo in questa maniera come così è il mondo delle imprese, probabilmente le preoccupazioni del legislatore sono preoccupazioni giuste, per cui quell'adempimento che sicuramente comporta dei costi, forse se ognuno di noi lo guarda come un'opportunità, probabilmente riusciremo a fare meno errori che ognuno di noi, malgrado tutto, fa. Sì, ma è tale tanta l'importanza che alcune storie italiane bellissime sono anche state riprese dalla RAI, non a caso c'è la riproposizione della storia di Olivetti, Biagio, eccetera, eccetera, quindi voglio dire, anche la TV di Stato evidentemente presta un occhio particolare, un'attenzione proprio in questo momento di grande crisi a quelli che sono stati un po' i padri fondatori della nostra azienda, o comunque di un nuovo modo di fare azienda in Italia. Avvocato, nessuno ci crederà mai, ma è veramente, come dire, la realtà dei fatti che il filo del nostro discorso porta me a farle delle domande che sono, diciamo, concatenate, agganciate alla coda della sua risposta precedente, nemmeno a farlo apposta e nemmeno a mettersi d'accordo. Però ovviamente lei sa che chi fa il mio mestiere, tra le cose che è costretto a fare, al di là di quello che scrivo, che commenta in televisione, deve anche ovviamente documentarsi. E allora nelle trasmissioni che noi guardiamo, ma anche nelle letture che noi facciamo, su un giornale nazionale in forma assolutamente anonima c'era una lettera di un imprenditore. L'anonimato della lettera, perché ovviamente le generalità saranno state fornite ai colleghi di questo quotidiano nazionale, ma non erano rese note, rese pubbliche, non sappiamo quindi, ponendole questa domanda, se si tratta di un imprenditore del sud, del nord, del centro, delle isole, eccetera, il settore, non abbiamo, diciamo, contezza di nulla, ma resta il fatto principale, la sostanza di quello che diceva. Perché questo imprenditore affida un decalogo, l'amarezza, per la chiusura della sua azienda, dicendosi sollevato e elencando non dovrò più pagare le tasse, non dovrò più confrontarmi, insomma, con una serie di cose. In questo decalogo, in uno dei, appunto, dei 10 punti che l'imprenditore sceglie per focalizzare i problemi principali, c'è una tirata d'orecchie al sistema associativo imprenditoriale. E dice appunto questo, una frase che ci è rimasta scolpita proprio nella testa e che in combinazione può essere oggetto di questa puntata a pieno titolo, a pienissimo titolo. Cioè, spesso le associazioni di categorie ci accompagnano a quella che è una sorte già tracciata. Cioè, quindi invece che venirci incontro non fanno altro che certificare, questo lo aggiungiamo noi, diciamo, lo stato di premorienza e poi dichiarano, diciamo, la morte. È così? Non è così? Facciamo un po' di chiarezza rispetto a questo. Cioè, il sistema che noi definiamo Confindustriale, ma non c'è solo Confindustria, tutte le associazioni datoriali, categoriali, eccetera, potremmo citarne tante, Confartigianato, insomma, l'elenco sarebbe, diciamo, pletorico e lunghissimo. Allora, il ruolo delle associazioni di categoria è questo imprenditore che ha scritto era in preda all'amarezza, alla delusione, o un fondo di verità, una parvenza di verità c'è nelle sue parole? Guardi, rispondere per me, che sono un confindustriale, potrebbe essere conflitto di interessi, però io non mi voglio, come dire, io voglio rispondere a questa interessantissima domanda. Perché voglio rispondere? Perché non è un caso, probabilmente, ecco, il legislatore lo ha colto, che il collegio dell'organismo di composizione della crisi è composto da 3 unità. Una, nomina del presidente del tribunale, che ricorda un po' quello che accadeva per i concordati preventivi, il curatore, certo, eccetera, eccetera, la nomina tradizionale del tecnico di fiducia del giudice delegato. Ecco. Un'altra, che dovrebbe un po' più assolvere a compiti amministrativi e contabili, sarà a cura del referente, del presidente della Camera di Commercio, e una
dall'associazione di categoria di riferimento di quel settore. Io su questa cosa mi sono soffermato tantissimo e ho avuto modo anche di confrontarmi anche con i miei vertici nazionali. Perché? Okay. Perché io mi sono permesso di sottolineare un aspetto che poi è diventato un auspicio, un augurio che faccio un po' a tutti i miei colleghi che saranno a livello nazionale coinvolti in questo collegio. Perché vede, l'organismo di composizione della crisi non nasce per accelerare il processo del vecchio fallimento, che adesso non si chiama più fallimento, ma si chiama liquidazione giudiziale. Abbiamo cambiato il nome, ma la sostanza non cambia. È chiaro. Ma dovrebbe, come primo obiettivo, tentare di superare la crisi per garantire quella cosa che si chiama continuità aziendale, che è fondamentale per un sistema economico. Quindi, la precisazione che mi permetto di fare è che forse l'unico aziendalista che ha una visione di continuità è proprio quella nomina che proverrà dalle associazioni di categoria. Perché, vede, l'ottica di un tecnico nominato dal presidente del tribunale, che è un'ottica che fino a questi anni era meramente liquidatoria. Cosa doveva fare? Prendere l'attivo, renderlo liquido e cercare di estinguere il passivo. Questo era l'obiettivo. Certo. Questo sicuramente non è l'obiettivo che si prefigge il legislatore della riforma, anzi oserei dire è l'opposto. Quello che si dovrà fare qual è? È quello di guardare e di sostenere l'imprenditore per cercare di superare la crisi e dare spazio a quella cosa che si chiama continuità aziendale. Per cui l'imprenditore a cui lei faceva riferimento è un grido d'allarme rivolto proprio in questo senso, accolto bene l'imprenditore, perché probabilmente, e forse anche un reflusso culturale, diciamoci la verità, perché forse tra gli anglosassoni che uno ha esperienze non più di fallimento, diciamo, ma di crisi, eccetera, eccetera, e poi si rimette in gioco, hanno sempre una seconda e una terza chance. Io ricordo sempre che l'attuale presidente degli Stati Uniti d'America esce da più procedure concorsuali. Caspita, certo. E ha avuto più chance. Noi sappiamo bene quando un soggetto viene dichiarato fallito in Italia è bruciato per tutta la vita. Quindi probabilmente quell'imprenditore che scrive quella lettera non fa altro che gridare aiuto, e l'aiuto che viene chiesto è che quando entra in gioco questi tipi di procedure, se noi avessimo una visione un po' più aziendale e meno liquidatoria, se l'obiettivo che ci prefiggiamo proprio nell'intesa che l'impresa è una roba non dell'imprenditore, ma dell'imprenditore, dei suoi dipendenti, delle banche di quell'imprenditore, dei clienti di quell'imprenditore, dei fornitori di tutto l'indotto di quell'imprenditore, probabilmente che cosa capiremo? Che l'impresa in questo contesto sociale ha un'importanza che forse vale la pena accompagnarla nell'ottica aziendale non liquidatoria, perché se dovesse venir meno quell'impresa non fallisce, a mio avviso, solo l'imprenditore, ma fallisce l'intero sistema economico di quel territorio, dove ognuno con propri ruoli e proprie responsabilità si deve assumere le proprie. Anche le banche, voglio dire, senza nulla togliere, ecco, dovrebbero un po'. Allora, avendo approfondito la questione che lei dice, quando il Presidente Trump, anche se questo ci porta lontano, ma ci serve a fare un parallelismo, il Presidente Trump è stato coinvolto, tra le altre cose, in due, li chiamiamo fallimenti, ci ha già spiegato l'avvocato che è un termine improprio, ma per rendere l'idea. Quello del Taj Mahal, che era un casinò, che ricordava ovviamente il tempo indiano e che era sfarzosissimo, e quello della Trump Air. Due, diciamo, una sorta di linea aerea, diciamo, che aveva creato il presidente. Siamo negli anni Ottanta, nel momento dell'edonismo più sfrenato, ma addirittura i consulenti e gli analisti di Wall Street certificano che a un certo momento il presidente, al netto ovviamente delle proprietà di tutte le società, eccetera, ma come stato, diciamo, di liquidi, ha sì e no 200 milioni di dollari, ma non di attivo, di passivo,
È chiaro che non è un'operazione che si può fare così secca e semplice, perché poi c'era da constatare tutto lo stato attivo, tutte, ripetiamo, le proprietà, eccetera. Ma c'è stato un momento in cui formalmente il Presidente degli Stati Uniti, l'imprenditore allora Donald Trump, ovviamente non impegnato in politica, anche se lui con il sindaco di New York aveva un'ottima consuetudine e insomma si spendeva anche sul piano pubblico, restaurò la famosa pista di pattinaggio che gli diede, di Central Park, che gli diede grande, grande notorietà. Diciamo, in quel momento è stato certificato che non solo non aveva uno stato attivo, ma aveva un passivo con le banche che ammontava a 200 milioni di dollari. Quindi, giustamente, come dice lei, in Italia sarebbe uscito con le ossa rotte e sicuramente avrebbe fatto tutt'altro. Invece poi è riuscito a rilanciarsi e poi nel 2016 ovviamente addirittura a diventare Presidente degli Stati Uniti, diciamo quello che viene inteso come l'uomo più potente del mondo, come la carica più potente del mondo. Abbiamo gettato uno sguardo oltreoceano e allora io non posso chiudere con una domanda che diciamo la riteniamo fondamentale, un architrave di questo ragionamento. Perché si sarebbe detto tanti anni fa, da quando portavamo i pantaloni alla Zuava sentiamo un tema, quindi ancora prima dell'attività giornalistica, dai tempi del giornalino scolastico al liceo, che è quello di internazionalizzazione. Erano gli anni 90, Internet ancora era roba per pochi, roba di nicchia se non di più, ma già si parlava di internazionalizzazione, di ingresso nel nuovo millennio, chiaro, eccetera eccetera. Questa poi nel corso del tempo è quasi sembrata una parolaccia, o quantomeno, se non vogliamo dire così, una sorta di araba fenice che risorgeva ogni volta alle sue ceneri, ma che è impalpabile e un po' evanescente. Allora, rispetto a questo, in una realtà come la Calabria, quindi abbiamo fatto i globalisti, adesso facciamo gli autarchici, in una realtà come la Calabria ha ancora senso o è una parola che viene evocata ed è un metro quasi di misurazione tra della distanza che separa la nostra realtà dalla realtà dei mercati internazionali? Allora, intanto mi consente di fare una precisazione, perché fare internazionalizzazione, io dico, non è una cosa facilissima, esatto, e non è alla portata di tutte le imprese. Per cui così, mentre noi parliamo, ci permettiamo anche di dare dei consigli e dare, ecco, delle informazioni utili ai nostri web telespettatori, perché altrimenti non vorrei che facessimo l'errore che è stato fatto anche negli anni passati, vendendo l'internazionalizzazione come una cosa alla portata di tutti. Così non è, perché delle verità noi dobbiamo dirle. Io mi permetto qui di suggerire e consigliare alle imprese di piccole, le cosiddette microimprese, che sono poi il tessuto maggiore della nostra terra di Calabria, nel dire, da un lato la popolazione calabrese quella è, per cui il bacino d'utenza quello è, e sono numeri certi su cui possiamo discutere per ore, quello è. C'è questo fenomeno emigratorio che negli ultimi anni ha spogliato ancora di più la Calabria, per cui queste imprese sempre meno avranno potenziali clienti. Quindi un percorso e una vision verso un qualcosa che vada al di là dei confini, almeno regionali, per non dire nazionali, europei, in qualche modo deve essere costruito. Il problema è il come, perché le imprese di piccole dimensioni, specie le micro, difficilmente possono fare determinate iniziative. E qui mi permetto di suggerire, probabilmente, singolarmente, è un'operazione quasi impossibile. Forse aggregandosi tra di loro e immaginare che il competitor concorrente possa addirittura dargli una mano, mettendosi insieme per aggredire dei mercati che difficilmente singolarmente potrebbe arrivare, forse un obiettivo in più lo raggiungerebbero. Noi abbiamo uno strumento poco utilizzato dalle nostre parti, che è, di cui io sono innamorato, che è il contratto di rete, perché questo è un contratto, vede, che quando il legislatore, secondo me, lo ha scritto, ha immaginato all'imprenditore calabrese, che non aveva grande entusiasmo nel mettersi in società con i suoi colleghi, ma che comunque poteva essere un'occasione di crescita. Ebbene, il contratto di rete è quello strumento che ti consente di stare insieme
per aggredire determinati mercati, pur mantenendo la propria autonomia e la propria sovranità. Per cui è il mix giusto che consente a questi imprenditori, che difficilmente possono aggredire i mercati internazionali, a raggiungere dei mercati perché messi insieme probabilmente potranno partecipare in un unico stand in una fiera, per esempio. E già questo vuol dire ottimizzare costi. Certo. Probabilmente condivideranno delle risorse in termini di lingue, perché no, di politica internazionale, di contrattualistica, che la singola impresa non si può permettere, ma 5-6 imprese probabilmente potranno avere quel professionista di riferimento nel loro settore e nella loro, come dire, attività, che in qualche modo può far raggiungere i mercati europei e, perché no, anche oltre, che singolarmente non potrebbero mai raggiungere. L'internazionalizzazione è anche qui un aspetto che deve essere affrontato dalle nostre imprese. Non è facile, probabilmente farlo insieme agli altri, non dico diventa facile, ma certamente meno difficile. Bene, grazie veramente all'avvocato Mazza. Noi, diciamo, abbiamo concluso questo viaggio, questo racconto, come diciamo spesso al termine delle nostre interviste, delle nostre chiacchierate, perché qui il clima è assolutamente informale, salottiero, anzi quasi per mettere l'ospite nella migliore condizione possibile. Torneremo, già sarà un fine settimana caldo, quindi torneremo presto, ve lo anticipiamo, con la politica. Avremo due puntate politiche anche molto pregnanti su due temi che riteniamo ovviamente molto interessanti, ma la conclusione deve essere tutta dedicata all'avvocato Enrico Mazza. Grazie. Che ringraziamo, perché ci ha portato a capire molto di più di un tema delicato, un tema chiave in una terra di Calabria in cui l'assenza di lavoro, che ovviamente ha dimensioni nazionali e internazionali, ma questa diciamo crisi occupazionale si avverte moltissimo alle nostre latitudini, ancor più probabilmente che altrove. Quindi lo ringraziamo veramente, perché ci ha aiutato ad accendere i riflettori, ad aprire uno squarcio sul mondo delle imprese. Quindi, nel ringraziarla, non possiamo che chiederle ci aiuti anche in futuro, torni a trovarci, perché la sua, diciamo, il suo ruolo è fondamentale anche per il sistema dell'informazione e per un'informazione ovviamente che vuol gettare uno sguardo, lo dicevamo un attimo fa, su un tema chiave. Quindi grazie davvero, avvocato Mazza. Grazie a lei come, diciamo, tecnico del mondo delle imprese, come avvocato, come presidente di società importanti, anche responsabile di settori importanti del sistema confindustriale, perché questa, diciamo, versatilità le consente di avere un bagaglio che poi può essere messo a disposizione innanzitutto, in prima battuta, chiaro, degli imprenditori, ma anche della gente comune, per fare buona informazione. Quindi grazie ancora, la salutiamo. Salutiamo adesso veramente in ultimo i nostri web spettatori e gli diamo appuntamento a breve.